amici di Gilda News. Questa edizione inaugura il nuovo sito, più semplice nella navigazione tra gli oltre 1000 video. La nuova veste grafica presenta anche la descrizione degli argomenti trattati. Una settimana piena di tensione, quella vissuta da tutti i docenti precari, impegnati con la compilazione online del modello B per l'inserimento nelle gare di seconda e terza fascia. Il sistema informatico del MIUR è collassato, si sono registrati grossolani errori nel calcolo del punteggio e grandi difficoltà ad accedere alla piattaforma istanza online. Il Ministero aveva previsto 300.000 domande, invece ne sono arrivate 700.000, dichiara la vice coordinatrice nazionale della Gilda Maria Domenica Di Patre. La Gilda ha chiesto al MIUR di prorogare il termine al 31 luglio e di dare ai docenti la possibilità di presentare il modello in forma cartacea. A Senigallia, in provincia di Ancona, un'insegnante precaria, Isabella Latini, non ha ricevuto lo stipendio per ben 2 anni, assegnato per errore ad una sua omonima residente a Roma. I conti sbagliati del MIUR. In Sicilia i posti banditi dal MIUR per il concorso di italiano, storia e geografia erano 433. I docenti vincitori sono stati 267, ma i posti accantonati in questa regione per le assunzioni a tempo indeterminato saranno 100, da dividere tra i vincitori del concorso e i precari inseriti nelle GAE. Ci vorranno quindi 5 o 6 anni per l'assunzione di questi docenti, mentre le graduatorie scadranno prima. Contratto. Dopo l'incontro della settimana scorsa tra la ministra Fedeli e i sindacati, è in arrivo l'atto di indirizzo che consentirà di aprire le trattative per il nuovo contratto del personale della scuola. La negoziazione riguarderà l'aumento degli stipendi, il bonus dei docenti, il salario accessorio per gli impiegati, la valorizzazione del merito, l'orario di lavoro e la mobilità. Precari e scatti di anzianità. La sesta sezione della Corte di Cassazione ha riconosciuto ad un gruppo di docenti precari il diritto agli scatti di anzianità, anche se assunti a tempo determinato, secondo la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella direttiva 99/70 della CE. Sostegno. La ministra Fedeli ha dichiarato recentemente che per assicurare la continuità didattica i dirigenti scolastici sono già autorizzati a prolungare di un altro anno il contratto degli insegnanti di sostegno specializzati che hanno svolto il loro servizio nelle attuali sedi provvisorie. Bonus di merito. La legge 107 ha consegnato ai dirigenti scolastici una somma di denaro pubblico da distribuire ai cosiddetti docenti meritevoli. Ad un docente di Perugia, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato riconosciuto il diritto di accedere agli atti relativi all'assegnazione del bonus, per poter verificare eventuali disparità di trattamento e tutelare la propria posizione. Mentre a Bari, la Gilda degli insegnanti, allo scadere dei 30 giorni stabiliti dalla legge per la concessione dell'accesso agli atti, negato dal 70% dei dirigenti scolastici, si è rivolta al TAR Puglia, che ha accolto il ricorso. Da Bari, Carlo Castellana. Anticipato qualche settimana fa, Gilda degli insegnanti di Bari aveva avviato un'operazione trasparenza in merito al bonus meritocratico che la legge 107 aveva assegnato alle scuole. Infatti abbiamo avuto una serie di udienze nel mese di maggio che ha portato ad un, posso dire, un successo della Gilda di Bari. Infatti i giudici hanno accolto in parte in cinque udienze le nostre richieste. È stato riconosciuto al sindacato il diritto di avere informativa su informativa in merito a quanti sono stati i beneficiari, la quantità di denaro erogato, le motivazioni per le quali questa somma è stata assegnata ai docenti. Inoltre si emerge dalla sentenza che qualora un nostro iscritto decida di essere tutelato dal sindacato è possibile fare richiesta di accesso agli atti e si intuisce che questo accesso non può essere negato e che è diritto del nostro iscritto e del singolo individuo comunque conoscere i nominativi dei colleghi beneficiari del bonus. Altra novità sostanziale è che come commissario ad acta affinché la sentenza fosse rispettata è stato nominato il prefetto. Questo diciamo che ha anche messo in parte in allarme le scuole. Noi naturalmente non ci fermeremo qui, perché riteniamo che questo bonus meritocratico debba essere comunicato e debba essere trasparente. È necessario conoscere chi, quanto e perché, perché qui si parla di denaro pubblico e non di risorse di privati cittadini.
La scuola non è di proprietà dei dirigenti scolastici. Ricorsi alla Corte di Giustizia Europea. Il 13 luglio scorso la Corte Europea si è dibattuto ancora il tema del precariato dei dipendenti pubblici italiani. È stato il Tribunale di Trapani che si è rivolto ai giudici europei dopo aver esaminato il ricorso di una donna assunta per più di 20 anni con contratti a termine dall'amministrazione comunale del comune di Valderice. I giudici di Trapani hanno riconosciuto alla donna il diritto alla stabilizzazione e ad un risarcimento maggiore dei 12 mesi previsti dai tribunali italiani. La Corte di Giustizia Europea, interpellata, ha espresso forti perplessità sul risarcimento forfettario con il limite dei 12 mesi, in quanto non è proporzionato ai danni effettivamente subiti dai lavoratori precari da lungo tempo. Se la Corte europea dovesse riconoscere ai precari italiani un'indennità risarcitoria più equa, i rimborsi di circa 50-60 mila euro per ogni ricorrente determinerebbe un esborso economico insostenibile per il bilancio pubblico e forse sarebbe più conveniente per lo Stato italiano la stabilizzazione dei precari. Anche per oggi è tutto, vi aspettiamo per le prossime news della settimana prossima e un saluto da Gilda TV. Arrivederci.